Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar della serie Distanti ma Informati, quindi il ciclo di seminari che Eurodesk sta offrendo ai propri utenti. Quindi siamo al terzo incontro. Oggi parleremo di mobilità in Europa per i giovani. Quindi cercheremo di aggiornarvi su quelle che sono le opportunità, soprattutto quando, insomma, si potrà ripartire, quando la mobilità si rimetterà in moto. Stasera, questo pomeriggio, con noi abbiamo degli ospiti che ci racconteranno direttamente quali sono i programmi a breve, a medio termine rispetto alla mobilità. Quindi abbiamo Stefano Varlese dell'OIAP, dell'Associazione Youth in Action for Peace, che si occupa prevalentemente di campi di volontariato, ma anche di altre, naturalmente, anche altre attività. Abbiamo Simona Manzoni, quindi, che si è collegata come Annarita Di Mario, che era la sua collega. Simona Manzoni, che rappresenta l'associazione Lunaria. Anche l'associazione Lunaria si occupa di campi di volontariato. Naturalmente, anche come lo IAP, fanno tantissime altre attività. E poi con noi abbiamo Gaia Leonardi, che rappresenta l'Associazione Nazionale Italiana delle Agenzie alla Pari, l'ANIAP. E anche in questo caso, insomma, anche Gaia ci aggiornerà sulla situazione, sulla ripartenza delle attività di mobilità. Quindi io sono Giovanni Maccioni di Eurodesk Italy, che è l'organizzazione che sta promuovendo questi webinar. Poi alla fine, insomma, di questa presentazione vi dirò qualcosa in più rispetto a Eurodesk. Io parto con la presentazione. Quindi quando parliamo di opportunità di mobilità, parleremo questo pomeriggio del programma Erasmus+, quindi quelle che sono le opportunità offerte dal programma. Parleremo di volontariato, soprattutto di campi di volontariato, quindi avremo anche la testimonianza diretta, come vi dicevo prima, di Stefano e Simona. Parleremo di lavoro, lavoro e studio. In questo caso introdurremo appunto l'opportunità esistente attraverso l'iniziativa del lavoro alla pari, del programma Lavoro alla Pari, e parleremo di viaggi, di viaggiare con quelli che sono le opportunità di mobilità educativa transnazionale. Quindi partendo con Erasmus+, la prima opportunità che ci offre il programma è quella che viene chiamata scambi di giovani. Cosa sono gli scambi di giovani? Gli scambi di giovani sono delle attività rivolte ai giovani tra i 13 e i 30 anni che possono partecipare per da una settimana a 21 giorni a delle attività promosse all'interno dei progetti presentati all'interno del programma appunto Erasmus+, che permettono di partecipare a delle attività su temi più diversi, dall'ambiente alle tradizioni popolari, alla musica. I giovani, per poter partecipare, devono vedere quelle che sono le offerte presenti sul portale dei giovani, delle organizzazioni che cercano appunto dei partecipanti per questa tipologia di attività. Il programma finanzia praticamente tutta, completamente, quasi completamente, la partecipazione agli scambi. Il vitto e l'alloggio, infatti, sono coperti dal progetto e ai partecipanti viene anche rimborsata parte dei costi di viaggio. Quando parliamo di parte dei costi di viaggio, intendiamo circa il 70-80% di quello che è il prezzo del biglietto. Per poter partecipare, come dicevo prima, gli unici requisiti sono l'età, 13-30 anni, e non vengono richieste nessune qualifiche particolari o conoscenze particolari. Naturalmente, per questo tipo di attività è sempre preferibile
con avere una conoscenza minima della lingua inglese, visto che la lingua inglese normalmente, questo tipo di attività, è la lingua veicolare, quindi che permetterebbe ai giovani partecipanti di poter comunicare con i propri coetanei. Quindi attività aperte a tutti, quindi andate insomma, poi sul link che trovate in questa slide, lì troverete tutta una serie di organizzazioni, appunto, che offrono la possibilità di partecipare a degli scambi. Quindi i progetti sono stati ormai approvati da parecchio tempo e sicuramente, o almeno dal giro di consultazione che abbiamo fatto con le organizzazioni, tutti i progetti, diciamo, che iniziano intorno al mese di luglio a seguire, già prevedono, insomma, le partenze e la realizzazione effettiva delle attività. Queste attività naturalmente si rivolgono ai giovani italiani per poter svolgere delle esperienze sempre all'estero. Andiamo avanti con un'altra opportunità che inizialmente era inserita all'interno del programma Erasmus+, che però ora è un programma autonomo che si chiama Corpo Europeo di Solidarietà. Il Corpo Europeo di Solidarietà si rivolge ai giovani da 18 ai 30 anni che intendono svolgere un'attività di un'esperienza di volontariato all'estero, quindi trascorrere da 6 mesi a un anno. Poi esistono anche dei progetti di breve durata che vengono sviluppati nel periodo estivo, e questi volontari, quindi questi giovani, svolgono delle attività di volontariato in diversi ambiti, come vedete, nell'ambito della cultura, dello sport, dell'assistenza sociale, del patrimonio culturale. Addirittura ci sono delle organizzazioni, insomma, che si occupano di organizzare dei festival, e per questa ragione coinvolgono i volontari per ricevere, appunto, un aiuto nella realizzazione delle loro attività. Come vi dicevo prima, i progetti variano, la durata dei progetti varia da 2 ai 12 mesi, ma ci sono anche dei progetti di breve durata insomma, che vanno dalle 2 settimane ai 2 mesi. Normalmente questi progetti di breve durata si svolgono nel periodo estivo e i volontari vengono impiegati, insomma, vengono coinvolti in attività legate talvolta a insomma, accompagnare o assistere gli stranieri che vengono nelle città in cui si svolge, appunto, il progetto. Anche in questo caso l'Unione Europea, attraverso, appunto, il programma Corpo Europeo di Solidarietà, copre tutte le spese di vitto e alloggio, addirittura compreso anche un corso di lingua, e anche in questo caso c'è una copertura del costo di viaggio andata e ritorno. Le tematiche, come vi dicevo, sono diverse, quindi, insomma, ci sono progetti, come dire, ci sono progetti per tutti i gusti e per tutti gli interessi. Cosa si deve fare per partecipare a questa iniziativa? All'interno del portale europeo dei giovani, che è il portale dedicato ai giovani gestito dalla Commissione europea, e di cui Eurodesk Italy, insomma, si occupa della parte, diciamo, della parte dei contenuti italiani, i giovani devono, per poter partecipare, iscriversi a questo portale nello spazio dedicato al programma, fare quindi una iscrizione dove vengono, appunto, indicati quali sono i propri interessi e qual è la propria disponibilità a partecipare, e automaticamente, una volta che ci si iscrive, si viene contattati dalle organizzazioni interessate al nostro profilo. Quindi diciamo che le organizzazioni che gestiscono i progetti hanno la possibilità di entrare all'interno di questa database e selezionare da questo i giovani. Quindi
Quindi il matching avviene all'interno del database. Naturalmente, se insomma, una persona non viene contattata o vuole velocizzare, diciamo, il cosiddetto matching, quindi la ricerca di un'opportunità, esiste un link, esiste sempre all'interno del portale dei giovani, uno spazio dedicato ai progetti. Quindi seguendo questo link che vedete sullo sfondo azzurro, dove viene indicato, insomma, come titolo i progetti, in questo caso qui sono presenti, insomma, tutti i progetti disponibili in Europa. Quindi si può fare una ricerca attraverso, insomma, il tema del progetto, si può fare la ricerca per paese o per tipologia, scusate, di organizzazione. Quindi, insomma, ci sono veramente tantissimi progetti. Io prima, insomma, di fare questa presentazione ho visitato il sito e attualmente ci sono più di 400 progetti. Quindi, insomma, ce n'è veramente, come dicevo prima, ce n'è veramente per tutti. Quindi, è una di quelle opportunità veramente aperte, non solo, diciamo, in questo periodo, nel periodo estivo, ma è un'opportunità che può essere sfruttata in qualsiasi momento. Per quanto riguarda il programma Erasmus+, il portale è, diciamo, il Corpo Europeo di Solidarietà, i due programmi sono in scadenza quest'anno, quindi nel 2020 termineranno questi programmi, ma insomma si sta già lavorando per la nuova programmazione del 2021. Quindi, insomma, l'opportunità non finisce, ma continua con i nuovi programmi e speriamo, insomma, dalle cose che abbiamo sentito, quello che succederà, ci saranno sicuramente più fondi a disposizione, quindi più opportunità per più giovani. Insomma, si allarga quindi il bacino di utenza. Parliamo sempre di 18-30 anni, però sicuramente, insomma, il programma è prioritario all'interno di quelle che sono le politiche dei giovani dell'Europa, quindi della Commissione europea. Bene, queste sono le due opportunità, diciamo, finanziate dai programmi europei. Quindi chi partecipa sia agli scambi giovanili che al Corpo Europeo di Solidarietà non deve assolutamente, diciamo, pagare non ha nessun costo di partecipazione. Andiamo avanti con le opportunità. Quindi abbiamo parlato di volontariato all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà, quindi volontariato, diciamo, anche di lunga durata, ma ci sono poi delle attività che sono i cosiddetti campi di volontariato, conosciuti meglio come work camp, quindi anche campi di lavoro. Quindi partecipare a un work camp è sempre possibile. Motivazione, spirito di adattamento, voglia di mettersi in gioco e masticare un po' di inglese, questi gli unici ingredienti richiesti per partire. Cosa sono i campi di volontariato? I campi di volontariato, ci sono dei campi sia in Italia che all'estero, e sono un'esperienza concreta dove il partecipante si mette veramente in gioco attraverso, appunto, la realizzazione di attività manuali in diversi ambiti, appunto, dall'ambiente all'archeologia, solidarietà, alla cooperazione internazionale, e sicuramente si sperimentano esperienze culturali diverse. In questi campi di volontariato partecipano dai 10 ai 20 partecipanti. I campi sono internazionali, quindi tutti i partecipanti provengono da paesi diversi, quindi normalmente, diciamo, la lingua veicolare è la lingua inglese. Quindi quali sono gli obiettivi di questi campi? Sono quelli di, insomma, i campi hanno due finalità. Da una parte c'è il lavoro volontario fatto dai volontari, quindi a servizio dell'ente che ospita il campo, e dall'altra, appunto, c'è tutta l'esperienza internazionale, dove
ci si mette in gioco e si sperimentano rapporti con persone provenienti da culture diverse. Quindi, come vi dicevo, le attività sono di diverso tipo, attività ambientale, archeologica. Ci sono dei campi di volontariato dedicati all'organizzazione, anche in questo caso all'organizzazione di festival. Quindi anche in questo caso qui veramente ci sono tantissime opportunità. Quanto durano i campi di volontariato? Durano dalle 2 alle 3 settimane. I giovani che possono partecipare, come vi dicevo, provengono da tutte le parti del mondo e normalmente i campi di volontariato si rivolgono ai giovani da 18 anni in su. Quindi ci sono dei campi di volontariato anche insomma, per persone più adulte, anche per famiglia, ma esistono anche dei campi rivolti ai minorenni. Quindi anche i minori di 18 anni possono partecipare a dei campi di volontariato dedicato. I costi sono molto bassi, sono insomma un'opportunità facilmente accessibile da tutti. Infatti occorre pagare una piccola quota di iscrizione e le spese di viaggio. E invece il vitto e l'alloggio vengono forniti dall'associazione ospitante. Bene, a questo punto, visto che abbiamo introdotto l'argomento dei campi di volontariato, come vi dicevo all'inizio, abbiamo con noi due ospiti che in particolare si occupano di campi di volontariato. E come insomma, ci siamo messi d'accordo un po' prima, daremo prima la parola a Simona, che insomma, fa parte dell'associazione Lunaria, quindi partiamo in ordine alfabetico. Io a questo punto cederei la parola a Simona, che ci racconta un po' qual è la situazione a livello europeo dei campi di volontariato, dei campi di volontariato insomma, che gestisce direttamente la sua organizzazione Lunaria e quali sono, insomma, quando ci sarà la famosa ripartenza, quindi la fase di ripartenza dei campi, quando è che i nostri ragazzi potranno iscriversi ai campi. Simona, a te insomma, la parola a questo punto. Grazie Giovanni. Allora, ciao a tutti, sono Simona, anche se c'è scritto Annarita, e vengo appunto da Lunaria. Per quanto riguarda la situazione dei campi di volontariato internazionali, in realtà le iscrizioni si sono aperte a marzo e non si sono mai chiuse. Noi abbiamo accettato le iscrizioni dei volontari, appunto speranzosi e allo stesso tempo responsabili per le nuove disposizioni, che fortunatamente insomma ci hanno fatto capire che si può ripartire concretamente. Quindi i campi, le iscrizioni per i campi sono aperte, quindi potete tranquillamente iscriversi dal nostro sito, c'è cioè il motore di ricerca con tutti i campi internazionali. Chiaramente siamo stati costretti a chiudere i campi di giugno, ma c'è l'apertura su tutti i campi di luglio e di agosto e settembre in Europa. Quindi è possibile iscriversi, come aveva già detto Giovanni poco fa, le iscrizioni sono aperte dai ragazzi da 14 anni in su, ovviamente sono i campi minorenni, che l'unico diciamo cambiamento rispetto anche ai costi è l'extra fee, che c'è un extra fee da versare in quanto i campi per minorenni sono gestiti da un educatore specializzato, che appunto è il coordinatore del campo. Quindi è possibile iscriversi e entro 3-4 giorni lavorativi il partner di riferimento che organizza il campo ci risponde e ci sarà l'ufficialità, insomma, dell'accettazione. Il consiglio è quello di iscriversi mettendo sempre nel modulo di iscrizione più di una scelta per avere più possibilità, perché come citato prima i campi sono internazionali e essendo i partecipanti tra i 10 e i 12 in media, di solito non si accettano più di 2 italiani sul campo, appunto per garantire l'equilibrio di nazionalità.
Quindi, insomma, siamo felici di questa ripartenza. E un'altra cosa che ci tenevo a dire, insomma, è che in questo periodo di ricostruzione e di cambiamento abbiamo anche, ci siamo sperimentati con i nostri partner internazionali riguardo alcune modalità di volontariato online. Che sono comunque, fa strano perché dovrebbero essere esperienze concrete, quindi quello che è tutto tecnologico ci spaventa a volte, ma invece è stata un'opportunità di crescita anche per noi associazioni. E quindi sul nostro sito è anche possibile vedere quelli che sono i virtual camps. Cosa significa? Che è possibile quindi iscriversi a dei campi virtuali che durano magari, anziché essere di una settimana di seguito, come sono i campi perché sono in presenza chiaramente, potrebbero essere di un giorno a settimana o di alcune ore, 3 giorni di seguito e così via. Anche questi sono di diverse tematiche, come i campi di volontariato, insomma, soliti che conoscete. E chiaramente da virtual camp a virtual camp ci sarà la possibilità di incontrarsi con volontari internazionali o sulle piattaforme Zoom o Skype, e questo dipenderà dal campo. Per farvi un esempio, per esempio c'è stata la possibilità attraverso i virtual camp di organizzare delle attività per animazioni per bambini, quindi fatte appunto in maniera online, che poi sono state utilizzate dalle associazioni, in questo caso del campo organizzato dalla Repubblica Ceca. Un altro, vi voglio fare anche un altro spoiler per quanto riguarda un virtual camp che stiamo organizzando noi, Lunaria, che tratterà della tematica della protezione ambientale e quindi dell'ecologia, è anche un modo di come noi singolarmente, individualmente possiamo diciamo migliorare il mondo a livello ambientale, quindi delle piccole tecniche e consigli riguardo i cosmetici per il rispetto dell'ambiente, di come farli. Quindi questo è, diciamo, un cappello generale per farvi capire che anche se siamo stati bloccati finora, non siamo mai stati fermi, perché questo è un momento in cui l'impegno civile e solidale è più importante di prima, paradossalmente. Quindi non ci siamo mai fermati e continuiamo, insomma, quindi le iscrizioni sono aperte e vi invito a visitare il nostro sito. Bene, grazie, grazie tante Simona. A questo punto io darei insomma, la parola a Stefano che ci racconta invece cosa lo YAP, lo Youth Action for Peace, sta facendo e farà insomma, sul tema dei campi di volontariato. Vai Stefano. Sì, buonasera a tutti, di nuovo grazie per questa opportunità. Vi confermo, come ha detto la mia collega Simona, che tutti i progetti sono attivi per il periodo da metà luglio in poi, quindi tutto agosto e settembre, e i campi, le iscrizioni ai campi non si sono di fatto mai fermate, perché comunque l'apertura delle iscrizioni c'è stata a marzo. La differenza con gli anni passati è stata quella che comunque abbiamo chiesto a tutti i volontari che si sono iscritti ai progetti di attendere necessariamente metà giugno per poter organizzare il viaggio, in modo da avere un quadro più completo e chiaro della situazione. L'altra differenza importante rispetto agli anni passati è che quest'anno abbiamo deciso di focalizzarci soltanto sui progetti in Europa, in quanto all'interno dell'Unione Europea comunque è attiva la tessera europea sanitaria, e quindi c'è comunque la possibilità di accedere alle cure mediche su base nazionale in maniera gratuita come in Italia. Quindi per quest'anno ci siamo focalizzati soltanto sui progetti in Europa. La situazione nei diversi paesi europei è comunque molto variegata, quindi ci sono paesi che stanno come noi affrontando da poche settimane o da pochi giorni quella che noi abbiamo definito la fase 2. Ci sono altri paesi che sono oggettivamente in una fase più avanzata di sperimentazione della convivenza con il virus, in cui quindi con certezza sappiamo già che si potranno realizzare delle attività di volontariato durante l'estate.
Su altri paesi, ad esempio la Spagna, comunque sarà ancora necessario attendere un paio di settimane per monitorare l'andamento della situazione prima di avere una conferma definitiva sui progetti che verranno realizzati. Mentre ecco, appunto, paesi come l'Estonia, piuttosto che la Germania e la Francia, hanno già comunque avviato, hanno già confermato molte delle progettualità previste. Ecco, bene, quindi come, insomma, come abbiamo potuto sentire, a parte appunto di chi organizza questi campi, insomma, i campi stanno ripartendo, quindi insomma, se siete interessati potete o visitare, insomma, direttamente le pagine dell'organizzazione di Lunaria e dello IAP, ma potete anche visitare, insomma, le pagine che trovate sulla slide, quindi sempre del portale dei giovani, dove ci sono due schede dedicate ai campi di lavoro, e in particolare ce n'è una dedicata ai campi di lavoro per minorenni. Io appunto so per certo che Lunaria organizza dei campi per minorenni, non so se Stefano, anche voi avete nel vostro catalogo dei campi anche per minorenni, se anche voi avete questo tipo di offerta, insomma. Sì, esattamente, ci sono progetti sia per minorenni che per maggiorenni. Tra l'altro, un dato interessante in questi mesi è che le iscrizioni da parte dei minorenni sono state diciamo, superiori a quelle dei maggiorenni, nel senso che comunque c'è, soprattutto da parte dei ragazzi più giovani, c'è una grande voglia di ripartire, di rimettersi in gioco, di fare delle esperienze di volontariato anche quest'estate. Naturalmente manteniamo comunque la massima, come dire, le massime precauzioni possibili prima di confermare le progettualità. Negli altri paesi, così come in Italia, in questi giorni stanno arrivando tutta una serie di indicazioni, raccomandazioni da parte delle autorità governative su quelle sono le possibilità concrete e le precauzioni da utilizzare all'interno di un progetto, di un'esperienza di volontariato che prevede la presenza di più persone contemporaneamente, quindi stiamo facendo con i nostri partner internazionali tutte le opportune verifiche in modo tale che possano essere rispettati tutti i criteri e tutte le richieste da parte delle autorità. Perfetto. Invece io volevo chiedere a Simona se ci puoi riepilogare in qualche modo quali sono i costi di partecipazione ai campi, quali sono le quote di iscrizione per i campi, insomma. Allora, sì, la quota di iscrizione è di 135 euro e poi, come avevi precedentemente detto, c'è appunto la spesa del viaggio, che ovviamente i volontari sono autonomi sull'organizzazione e la scelta del viaggio più comodo per loro, e l'eventuale extra fee che sicuramente c'è nei campi minorenni, che questo varia da campo a campo, per esempio tra le 150 e le 250, insomma, dipende davvero dal campo. Stefano, ci confermi anche tu che insomma anche voi avete più o meno gli stessi costi, credo, insomma, non credo che variano i Sì, costi. le modalità sono sostanzialmente simili. Nel caso di IAP, la quota richiesta è di 30 euro come quota associativa annuale e di 90 euro come quota progetto, quindi sono 120 euro in tutto. Un altro elemento importante che vorrei sottolineare è che, considerata la situazione che c'è attualmente, comunque tutte le quote versate. Nel caso in cui l'evolversi della situazione non dovesse permettere la partecipazione a un progetto di volontariato internazionale, appunto tutte le quote sono integralmente rimborsabili, oppure è possibile eventualmente conservarle per un'esperienza per il prossimo anno. Ecco, quindi da questo punto di vista c'è una garanzia nei confronti dei volontari che le quote verranno utilizzate sulla condizione che effettivamente si possa partecipare a un progetto. Sì, Sì, da questo ovviamente punto di vista. anche Sì, poi noi vai, Simona. la stessa identica procedura, occupandoci della stessa cosa, quindi tutte le quote versate
vengono mantenute o per l'anno prossimo oppure totalmente rimborsate. Allora, io a questo punto mi sentirei di dire, insomma, che sia Lunaria che lo IAP fanno parte, insomma, di un coordinamento europeo, quindi che rispettano tutta una serie di requisiti di partecipazione come organizzazione e anche requisiti di qualità. E quindi, insomma, siamo certi della serietà di queste organizzazioni. Questo lo dico perché, insomma, all'interno della scheda che troverete nel portale dei giovani, come vi dicevo, c'è un elenco di organizzazioni, però per noi è importante selezionare sempre quelle organizzazioni, insomma, che in qualche modo stanno all'interno di quelle che sono un contesto, tra virgolette, controllato. Quindi siamo sicuri, insomma, della serietà delle organizzazioni, perché credo che anche voi mi confermerete che in giro, insomma, ci sono poi tutta un'altra serie di organizzazioni, di personaggi, mi sento di dire, che poi vendono, insomma, delle opportunità che non sono direttamente gestite da loro. Quindi, insomma, mi sento di dire che è importante sempre far riferimento a delle organizzazioni, appunto, che fanno parte, che rispettano certi requisiti. Credo che, insomma, entrambi possiate confermare questo. Ok, io direi di andare avanti. Quindi qui c'è una domanda di una persona che dice: a partire dal mese di luglio, durante lo svolgimento di uno scambio giovanile, allora questa persona in sintesi vuole sapere se durante le attività verranno utilizzati dispositivi di protezione individuale. Io credo che anche voi vi occupate anche voi organizzate degli scambi e credo, insomma, di poter assicurare i futuri partecipanti che tutte le attività in qualche modo non in qualche modo, sicuramente rispetteranno quelle che sono le indicazioni del paese in cui si svolge l'attività. Quindi sicuramente si utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale dove richiesti. Insomma, tutte le attività vengono fatte e realizzate sicuramente insomma, secondo gli standard del paese che ospita. Naturalmente, sia IAP che Lunaria organizzano poi dei campi anche in Italia, dove appunto partecipano dei ragazzi provenienti da altri paesi europei e direi anche da tutto il mondo. Bene, grazie per il momento a Stefano e a Simona per la vostra testimonianza. Quindi siamo sicuri che in qualche modo si riparte. Stiamo ripartendo. A questo punto andiamo avanti con altre opportunità. Allora, presentiamo quest'altra opportunità. Anzi, sono due opportunità insieme: una è il woofing e una è il workaway. Il woofing è praticamente un programma, è un'organizzazione internazionale. Woofing sta per Worldwide Opportunities on Organic Farming. Quindi è l'opportunità di andare a svolgere, insomma, di lavorare in cambio di vitto e alloggio presso delle fattorie, delle aziende biologiche in giro per il mondo. Quindi è un'opportunità di viaggiare e, diciamo, di ottenere in qualche modo il vitto e l'alloggio in cambio di un piccolo lavoro, di una mano a chi gestisce l'azienda. Quindi il costo per i giovani che partecipano a questa attività è legato solo esclusivamente al viaggio. Quindi, diciamo, un'opportunità molto interessante. Workaway funziona, diciamo, nello stesso modo del woofing, solo che non ci sono delle limitazioni rispetto alla tipologia di azienda. Infatti, per il woofing si parla di aziende
biologiche, e il work away invece sono diverse tipologie di aziende. Per quanto riguarda il sito del work away, c'è una piccola c'è una quota di iscrizione per poter accedere a quelle che sono le opportunità. Invece per il woofing diciamo che l'accesso alle opportunità è completamente gratuito, quindi nei due portali ci sono insomma, tutto un elenco di aziende disponibili ad ospitare, e se qualcuno insomma trova l'azienda di suo interesse la può contattare direttamente e cercare di capire quando poter andare in quell'azienda lì, quindi mettersi d'accordo sul periodo in cui svolgere la propria attività, in cui viaggiare. Io insomma avevo invitato anche il presidente dell'associazione italiana Woofing, con cui abbiamo fatto diverse presentazioni. Proprio oggi è impegnato in un'altra conferenza online, però mi diceva appunto che anche per quanto riguarda il woofing le attività stanno ripartendo, insomma le aziende stanno riprendendo ad ospitare dei giovani partecipanti, insomma ospitare delle persone interessate. Naturalmente tutte queste aziende sono state invitate a adeguarsi a quelle che sono le regole imposte insomma da questa nuova situazione creata dal Covid-19. Anche in questo caso qui sul portale dei giovani trovate sempre delle schede dedicate a questa tipologia di opportunità. Quindi se insomma volete trascorrere le vostre vacanze in maniera diversa, quindi diciamo anche in libertà, andando a visitare, se si ha più tempo a disposizione, andando a visitare diciamo più aziende, quindi più paesi, si ha la possibilità insomma di organizzare il proprio viaggio attraverso insomma il woofing o work away. Quindi andiamo avanti con un'altra opportunità che insomma che è legata sia al lavoro che anche allo studio, perché poi chi va a fare questo tipo di esperienza o questa esperienza talvolta è legata diciamo anche a un corso di lingua, è appunto il lavoro alla pari. Lavorare alla pari significa vivere presso una famiglia dando una mano, quindi ad accudire i bambini presenti eventualmente in quella famiglia e sbrigare piccole faccende domestiche in cambio di vitto alloggio, però in questo caso si riceve anche una piccola retribuzione, quindi un pocket money o come lo chiamano i francesi, un argent de poche. E l'età a cui si rivolge questa iniziativa è rivolta ai giovani tra i 17 e i 30 anni. Nella maggior parte dei paesi, insomma, l'età minima è sempre viene fissata a 18 anni, in alcuni casi viene fissata a 27 anni, e poi insomma chiediamo maggiori dettagli a Gaia. E quindi cosa insomma non c'è assolutamente nessun requisito. Sì, qui appunto viene riportato che occorre essere nubili o celibi. Il programma è dedicato inizialmente era dedicato prevalentemente alle ragazze, ma sempre di più sono i ragazzi che partecipano a questo tipo di attività, e chiaramente può essere d'aiuto avere un minimo di conoscenza della lingua del paese in cui si intende soggiornare. Sappiamo benissimo che insomma, la maggior parte delle persone gradisce o preferisce andare in paesi anglofoni, anche se effettivamente poi le opportunità esistono in tutto il mondo e in tutti i paesi dell'Unione Europea. In questo caso, insomma, chi ci aggiornerà sulla situazione è Gaia Leonardi, che ringraziamo ancora una volta per la sua partecipazione, che è qui in rappresentanza dell'ANIAP, dell'Associazione Nazionale Italiana delle Agenzie alla Pari. Quindi, come vi dicevo anche prima, cioè per noi è molto importante, insomma, fare informazione attraverso
informare della presenza di questi programmi attraverso, insomma, le organizzazioni che in qualche modo, come vi dicevo, stanno all'interno di network internazionali, quindi seguono tutta una serie di parametri e di requisiti che sono poi garanzia di serietà e professionalità. A questo punto, niente, io chiederei a Gaia se ci può aggiornare un po' sulla situazione rispetto al lavoro alla pari in Europa e nel mondo, insomma. A te, Gaia. Okay. Buongiorno a tutti. Allora, sì, allora in effetti è molto importante appunto rivolgersi a delle agenzie per avere la certezza che tutti gli standard, soprattutto gli standard europei, vengano rispettati. Ciò comporta muoversi appunto in sicurezza, avere sempre qualcheduno che in caso di bisogno ci può assistere, se è il caso ci può spostare di famiglia oppure ci può far rientrare prima. Noi siamo assolutamente pronti a ripartire. Il programma alla pari non è solo europeo, ma viene fatto anche negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Nuova Zelanda e anche in Cina. Chiaramente nell'immediato la ripartenza è conveniente pensare a qualcosa di europeo, perché questa situazione di incertezza ci stanno dicendo che non si sa ancora bene quanto possa durare. Dunque noi consideriamo da metà giugno in poi di poter dare la possibilità di partire nuovamente alla pari nei paesi della Comunità Europea. Per cui si tratta della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna, della Polonia, Cecoslovacchia, Portogallo, Lussemburgo. Dunque, se qualcuno avesse voglia di fare questa esperienza durante l'estate, ben venga, perché ci sono tantissime famiglie che sono molto ben disposte nei confronti di questo programma. Al momento, se uno volesse partire per la Gran Bretagna, dovrebbe rispettare 2 settimane di quarantena arrivati nel paese. Però pensiamo che questa quarantena vada a essere eliminata nei prossimi giorni. È tutto molto in fieri, come ben sapete tutti, ma comunque sia c'è la volontà e noi continuiamo a lavorare, continuiamo ad avere richieste. E tutte le nostre colleghe a livello mondiale sono proprio desiderosi di partire. Per cui il programma c'è, se qualcuno vuole iniziare anche per una programmata partenza di settembre-ottobre, è bene che inizi in questo momento a contattare le agenzie, a raccogliere i propri dati. I propri documenti e così magari a iniziare già a fare dei colloqui, anche se poi, se per esempio dovesse scegliere di andare negli Stati Uniti, in Australia o Nuova Zelanda, anche se mancano parecchi mesi prima di partire, ma significa che avrà più tempo per fare i colloqui con le famiglie, magari vedere più di una famiglia e scegliere tra più famiglie. Per cui assolutamente noi siamo proprio positivi e siamo già attivi, per cui se qualcuno vuol partire, si faccia sotto, abbia il coraggio, contatti e inizi tutto il processo di applicazione. Benissimo, benissimo, grazie, grazie Gaia. Intanto, prima di andare avanti, rispondiamo a qualche domanda. Ecco, c'è Jacopo che chiede: quindi nei campi di volontariato c'è sempre uno solo per nazionalità, quindi un solo partecipante per nazionalità? Chi dei due risponde? Vedo che, insomma, No, prego, beh, faccio domanda. diciamo 2 è il numero generale, a volte sono anche 3 o 4, dipende dalla proporzione del numero dei volontari sul campo. Se sono 10 partecipanti saranno 2 italiani, se è di più magari sono 3 o 4. Quindi no, uno no.
Minimo due. Quindi insomma anche due amici possono iscriversi insieme per partecipare a un campo, insomma, ecco, quindi c'è la possibilità di essere selezionati per quel campo in due, insomma, minimo, ecco, questo è il... Stefano, vuoi aggiungere qualcosa o... Sì, vi confermo che c'è questa opportunità e nel modulo di candidatura c'è proprio una sezione specifica per indicare il nome dell'amico o dell'amica con la quale si vuole partecipare a un'esperienza di volontariato. La regola, diciamo, generale è quella di cercare di garantire la massima diversità culturale possibile all'interno di un progetto, quindi di solito c'è un limite di 2-3 volontari dello stesso paese. Quest'anno la situazione è un po' diversa, perché comunque sappiamo già che per quello che è l'emergenza sanitaria purtroppo non ci sarà una forte presenza di volontari dall'Asia, quindi dal Giappone, dalla Corea del Sud o dall'America Latina. Il Messico è un paese che di solito invia moltissimi volontari nei progetti in Europa. Quest'anno quindi da questo punto di vista le associazioni ospitanti probabilmente in alcuni casi saranno, come dire, disponibili anche ad accettare più di 2-3 volontari dello stesso paese, proprio perché comunque per quella che è la situazione attuale non è prevedibile la presenza di volontari extraeuropei. Perfetto, grazie. Allora io intanto rispondo a qualche altra domanda che riguarda gli scambi. Quindi qualcuno dice: non mi è chiaro come posso iscrivermi al programma Erasmus Plus per partecipare agli scambi dei giovani. Allora, come ho detto insomma durante la presentazione, gli scambi dei giovani vengono finanziati all'interno del programma Erasmus Plus, quindi i progetti vengono finanziati, però appunto sono le organizzazioni, i gruppi di giovani che presentano i progetti. Io non ho voluto approfondire questo pomeriggio questa parte perché insomma qui si parla di opportunità dirette per i giovani. Quindi cosa succede? Che ci sono alcune organizzazioni che hanno presentato dei progetti che però mettono appunto a disposizione o cercano dei partecipanti. Quindi non occorre iscriversi al programma, ma occorre contattare l'organizzazione appunto che ha dei progetti in attivo, quindi dei progetti che stanno... che partiranno insomma quest'estate. Occorre contattare l'organizzazione e pagare eventualmente una quota, piccola quota di partecipazione, che poi è la quota di iscrizione all'associazione, e a questo punto si parte. Quindi, come dicevo prima, insomma, poi andate a rivedere magari, come dicevo, su YouTube il nostro video, e lì avrete la possibilità di collegarvi al di seguire il link del portale dei giovani, scambi di giovani, e lì trovate le offerte delle varie organizzazioni che potete contattare direttamente. Io credo che anche forse, sicuramente anche gli app e Lunaria organizzano degli scambi di giovani direttamente, quindi potete contattare anche loro, e non so se loro hanno degli scambi attivi o che attiveranno quest'estate. Mi confermate insomma che voi cercate dei partecipanti o come avete già i partecipanti per le vostre attività? Chiedo Simona, Stefano, avete voi degli scambi attivi? Che voi sappiate, allora, come... ci sono diversi progetti attivi che purtroppo però sono stati posticipati ad ottobre per la situazione, quindi che dovevano essere fatti quest'estate, ma però in generale sì, sul nostro sito ci sono tutte le call ed è possibile iscriversi contattandoci, insomma. Questo credo anche per lo IAP, mi confermi Stefano? Sì, esattamente. Allora, gli scambi giovanili che erano stati programmati per quest'estate sono stati quelli finanziati dal programma Erasmus, sono stati posticipati al prossimo anno, per un semplice motivo, ci tengo a chiarirlo, perché mentre in un campo di lavoro se programmiamo un'attività con 20 volontari e poi ne abbiamo soltanto 8 o 10, comunque riusciamo a portare tranquillamente avanti le attività. Per quelle che sono invece le regole di finanziamento previste dal programma Erasmus, se uno scambio giovanile prevede 20 volontari e poi ce ne sono soltanto 20 partecipanti, ma ce ne sono soltanto la metà, a quel punto i costi non sono più eleggibili.
E quindi a fronte di questa situazione, le associazioni comunque hanno, in accordo con l'Agenzia Nazionale e con la Commissione Europea, comunque hanno richiesto di posticipare le attività relative agli scambi giovanili al prossimo anno, per non incorrere poi nel rischio di trovarsi in difficoltà da questo punto di vista. Però ci sono alcune organizzazioni, insomma, che invece non posticiperanno le attività, ma le realizzeranno durante quest'estate. Quindi visitate pure il portale dei giovani e troverete dei progetti. Non saranno sicuramente tantissimi, ma insomma, l'importante è che sappiate dell'esistenza di questa opportunità. Un'altra domanda riguarda il Woofing Work Away. E ci chiedono appunto se le due attività sono anche per i minorenni. Allora, la risposta è no, perché insomma, queste due organizzazioni prediligono insomma, i ragazzi maggiorenni che poi vanno appunto a svolgere delle attività. Quindi proprio una questione di responsabilità. Poi chiaramente se un minorenne è accompagnato da un maggiorenne, allora può partecipare. Però diciamo che il minore non è accettato non viene accettato singolarmente. Quindi è un'attività rivolta insomma anche a piccoli gruppi. Quindi si può anche partire insomma con qualche maggiorenne. E la stessa cosa. Ecco, viene chiesta per i progetti di scambio di giovani se il ragazzo è minorenne deve essere accompagnato, come funziona? Allora, come funziona lo scambio dei giovani? Normalmente ci sono sempre degli accompagnatori nelle attività di scambio, quindi se un gruppo di italiani parte per partecipare a un'attività all'estero, viene sempre prevista la figura dell'accompagnatore. Quindi se uno scambio di giovani rivolto a minorenni, sicuramente ci sarà uno o due accompagnatori. Quindi ci sono i cosiddetti youth leaders, quindi che sono gli accompagnatori insomma, dei ragazzi alle attività di scambio. Quindi i ragazzi non sono mai lasciati insomma soli, e questo succede anche per i campi di volontariato per i minorenni. C'è sempre la presenza insomma di figure responsabili dei campi o in questo caso degli scambi giovanili. Quindi da quel punto di vista insomma i ragazzi sono tutelati, sono controllati e naturalmente non sono assolutamente lasciati soli. Bene, andiamo. Ecco, qui c'è una domanda per Gaia di Laura che dice: i costi dell'au pair più o meno quali sono? Quali sono i costi per partecipare al programma au pair, Gaia? Sì, Gaia. allora sono generalmente per un periodo fino a 3 mesi siamo intorno ai 390 euro, o dai 3 mesi a un anno 490 euro, e per gli Stati Uniti 590 euro. Perfetto, quindi abbiamo risposto anche a Laura. Naturalmente io voglio ricordare, insomma, come dicevamo prima, che l'attività au pair è un'attività, tra virgolette, lavorativa, legata anche a un corso, talvolta a un corso di lingua. Quindi diciamo che chi partecipa a questo tipo di esperienza riceve anche un pocket money in base alle ore di lavoro che dedica alla famiglia. Quindi insomma c'è un Sì. costo iniziale, però naturalmente poi oltre a ricevere il vitto e l'alloggio, diciamo il partecipante riceve anche una piccola paga da parte della famiglia ospitante. La paga è sempre legata insomma al numero di ore che la persona dedica all'aiuto in famiglia. Quindi diciamo che Soprattutto, prego, sì, prego. soprattutto il magari anche così, perché noi lavoriamo solo esclusivamente con partner, per cui garantiamo proprio in qualsiasi paese uno vada la possibilità di avere un connazionale con cui
confrontarsi e in caso di bisogno di contatto, per cui questo è abbastanza fondamentale. Come cifra non sono esorbitanti, perché in linea di massima nel giro di tutto del primo mese riesce a ripagarsi tutto con il pocket esatto. money. Esatto, infatti, insomma, quello che noi facciamo anche durante questa presentazione, cerchiamo di presentare, di offrire quelle che sono le opportunità in qualche modo accessibili a tutti. Poi chiaramente ci sono altre opportunità di mobilità che hanno dei costi veramente esorbitanti, che non sono veramente accessibili a tutti quanti. Un'altra domanda per Gaia: per il lavoro alla pari, il limite superiore di età è restrittivo o leggermente flessibile? Quindi qual è il limite di età massimo, diciamo, per poter fare un'esperienza di lavoro alla pari? Allora, no, secondo lo standard deve essere i 30 anni in Europa, in Australia, in Cina, e i 26 anni negli Stati Uniti. Cioè a 26 anni si può partire ancora per fare 12 mesi negli Stati Uniti, ma a partire dai 27 no, cioè si può partire fin tanto che si hanno ancora 26 anni, può mancare un mese al compimento dei 27, ma bisogna avere 26. Perfetto. E l'età minima, quindi, diciamo, 18. E l'età minima è 18. Quindi diciamo una persona oltre 30 anni... 30 anni no. Purtroppo no. Perfetto. Allora, qui c'era un'altra domanda, forse nel lavoro alla pari, per quali paesi l'età? Ecco, credo che abbia già risposto, a Beatrice abbia già risposto, Gaia dice ci vogliono minimo 18 anni, quindi 17 anni diciamo che non esiste per quanto riguarda i gruppi standard. No, perché è proprio un programma da svolgere in completa autonomia, in sicurezza senz'altro, però autonomia, per cui bisogna essere proprio responsabili di se stessi, perché durante questa esperienza si ha la possibilità poi anche di godere di 2 giorni consecutivi liberi, che magari si va a visitare le città vicine, ed è importante che uno sia maggiorenne per sollevare la responsabilità della famiglia ospitante, altrimenti a quel punto lì diventa un programma diverso, dove la famiglia ospitante ha però la responsabilità del giovane che ospita, e dunque il giovane che ospita dovrebbe rispettare le norme, cioè godrebbe di molta meno libertà, che invece la libertà è quello che contraddistingue il programma alla pari, perché è vero, siamo sotto lo stesso tetto della famiglia ospitante, però nello stesso momento abbiamo garantiti mezza giornata tutti i giorni, un paio di giorni alla settimana, proprio per essere liberi e di esplorare il nuovo ambiente, il nuovo paese e tutto quanto. Perfetto, quindi mi dispiace Beatrice, ma forse è stata insomma una mia leggerezza quella di dire che c'erano alcuni paesi dove si può partire anche 17 anni. Effettivamente, secondo gli standard insomma internazionali, 17 anni non è l'età a cui si partecipa al programma e lavora alla pari. Bene, sono le 17:30, io andrei avanti con un'ultima iniziativa molto velocemente per fare un breve aggiornamento su Discovery EU. Cos'è Discovery EU? Discovery EU è un'iniziativa della Commissione europea rivolta ai giovani diciottenni, quindi i ragazzi e le ragazze che hanno 18 anni al momento della candidatura possono partecipare a questa iniziativa. E cosa è successo? Chiaramente c'era un bando aperto a marzo di quest'anno, che è stato rinviato a data ancora da destinarsi, quindi insomma vi aggiorno per chi insomma in questo momento sta seguendo questo bel webinar e ha 18 anni, la registrazione avverrà sicuramente più avanti, per poi partecipare alle attività in seguito. Che cosa offre questa iniziativa? Offre praticamente ai giovani diciottenni che si iscrivono e rispondono a 5 domande
di un quiz che viene presentato al momento dell'iscrizione. Se vengono selezionati, insomma, riceveranno direttamente a casa, tra virgolette, un travel pass che gli permette di viaggiare in treno in giro per l'Europa. Quindi diciamo che è una sorta di opportunità, regalo che la Commissione europea fa ai giovani diciottenni europei. Quindi, come vi dicevo, è saltato il bando di marzo, adesso ci sarà sicuramente un nuovo bando. La data ancora non la conosciamo, non è stata ancora pubblicata, però insomma, normalmente su questa iniziativa si fanno due bandi all'anno. E quindi sicuramente, insomma, più avanti si farà un unico bando. Quindi io invito tutti i giovani diciottenni in questo momento che collegati, che ci stanno seguendo, o insomma, magari informare le persone che conosciamo, insomma, i diciottenni che conosciamo, che esiste questa opportunità e insomma, poter partecipare. Occorre sempre seguire le informazioni presenti nel portale europeo dei giovani, insomma, all'indirizzo che poi vedete sotto. Però, insomma, se sul portale, su Google, inserite Discovery EU, vi porta direttamente su questa pagina. Quindi seguite il sito ufficiale dell'iniziativa perché sicuramente a breve ci saranno degli aggiornamenti. Quindi concludiamo, quindi durante questa presentazione ho parlato di portale dei giovani. Il portale dei giovani è un portale dedicato ai giovani italiani che intendono fare delle esperienze di mobilità all'estero, quindi è suddiviso su sei tematiche diverse, studio, lavoro, volontariato, eccetera, eccetera. E trovate, ecco, Erasmus+, quindi tutte quelle che sono le opportunità all'interno del programma. Partecipa, quindi la partecipazione dei giovani, concorsi, quindi tutta una serie di informazioni legate alla mobilità. Il portale è gestito, il contenuto è gestito direttamente da Eurodesk Italy, insomma, è costantemente aggiornato, in particolare in questo periodo, insomma, un po' particolare dove si sta in qualche modo ripartendo, quindi è utile essere aggiornati e informati, soprattutto in questo periodo, soprattutto se si vuole partecipare a delle attività di mobilità. Come vi dicevo, io faccio parte dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale di Eurodesk. Eurodesk è la struttura di informazione ufficiale della Commissione europea sul programma Erasmus+, sulla parte gioventù, è finanziato dalla Commissione europea. Facciamo parte di una rete europea, quindi in ogni paese è presente un Eurodesk. Eurodesk in Italia ha due sedi di coordinamento, una a Roma e una a Cagliari. Io in questo momento mi trovo a casa, però lavoro nell'ufficio di coordinamento di Cagliari. E abbiamo su tutto il territorio nazionale circa 80 punti locali, quindi 80 punti di informazione aperti al pubblico. Quindi se volete approfondire qualsiasi informazione che vi abbiamo dato questo pomeriggio o qualsiasi insomma, approfondimento, potete contattare o visitare i punti, come vi dicevo, presenti su quasi tutto il territorio nazionale. Chiaramente non credo che in questo momento sono pochissimi i centri che hanno riaperto al pubblico, però visitate il sito eurodesk.it e insomma lì avete la mappa dei punti presenti sul territorio. Seguiteci sui social, quindi attraverso il portale dei giovani, il portale europeo dei giovani e insomma questi sono i nostri canali social, quindi Instagram, siamo su Facebook, su Telegram pubblichiamo una notizia al giorno sui nostri canali Telegram, una notizia di mobilità al giorno. E insomma, durante questo periodo di Covid ci siamo attivati anche con YouTube, quindi abbiamo creato il nostro canale YouTube, quindi è
youtube.com/eurodeskitaly e lì troverete insomma anche tutti i video di questi webinar, quindi troverete anche questo webinar, la registrazione di questo webinar su YouTube. E questo anche per rispondere alla domanda di una persona, ora non riesco a leggere il nome, però che ci chiedeva se oggi si parlava anche di EURES. Allora, EURES è il portale europeo dedicato al lavoro. Oggi non parliamo, non abbiamo parlato di EURES perché insomma la settimana scorsa, quindi il webinar scorso, di mercoledì scorso, abbiamo dedicato insomma l'intero webinar a parlare del portale EURES. Quindi inviterei questa persona insomma che ci ha chiesto di EURES di insomma di andarsi a vedere la registrazione della settimana scorsa nel nostro canale YouTube. A questo punto io insomma concluderei qui, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno partecipato a questo webinar, ringrazio in maniera particolare, mi viene da leggere Anna Rita, invece Simona. Grazie a voi. Simona Manzoni dell'Associazione Lunaria, Gaia Leonardo dell'ANIA, dell'Associazione Nazionale Italiana delle Agenzie Au Pair, talmente lungo e devo leggerlo per ricordarmi, e Stefano Varlese della Youth in Action for Peace, l'associazione che si occupa di campi di volontariato e non solo. Quindi grazie insomma per i vostri interessantissimi interventi, ci avete dato sicuramente una carica in più per ripartire. Quindi a questo punto io direi che si riparte, ripartiamo tutti, facciamoci biglietti e a questo punto insomma fatevi le vostre esperienze all'estero, che sicuramente male non fa, ma anzi qualcosa in più vi darà. Grazie ancora e buona serata a tutti. L'appuntamento insomma per rispetto a questi webinar, questo ciclo di webinar, è per mercoledì prossimo avremo il presidente di Eurodesk Italy che ci parlerà degli strumenti di informazione, dei canali di informazione che Eurodesk Italy dedica ai giovani. Quindi entreremo nel dettaglio di quelle che sono il sito eurodesk.it, il portale dei giovani, e tutti quegli strumenti che utilizziamo per fare informazione. C'è un'ultimissima domanda di Antonella che dice: l'Erasmus per studio del primo semestre per l'anno accademico 2021 partirà ugualmente? Domanda da 100 milioni di dollari da parte di Antonella. Speriamo, insomma, il primo semestre dell'anno accademico, insomma, alcune attività, come diceva anche prima Stefano, alcune attività all'interno del programma Erasmus Plus sono state posticipate, quindi niente è perduto, insomma, tutti i progetti approvati andranno avanti. L'unica cosa, insomma, l'unico diciamo cosa che succederà è che potranno essere posticipati. Quindi sicuramente partirà anche l'Erasmus per studio, quindi insomma seguite l'opportunità attraverso insomma la vostra università e l'ufficio di informazione internazionale della vostra università.